Pumapunku, uno dei posti più straordinariamente misteriosi del nostro pianeta, dove strutture in blocchi di pietra massicciamente pesanti sono state tagliate in modo così preciso che una tecnologia antica ed altamente avanzata sembra essere l'unica spiegazione per la loro maestria. Pumapunku, che letteralmente significa la porta del puma, si trova nella città ancora fiorente di Tiwanaku, su un altopiano desertico delle Ande a un'altitudine di oltre 3.700 metri. Tiwanaku è importante nella tradizione Inca, il luogo in cui un tempo si credeva che il mondo fosse stato creato. In questa parte isolata del mondo sono state rinvenute incredibili strutture in pietra liscia, con tagli di precisione, angoli retti, netti e giunti sapientemente montati. I megaliti sono tra i più grandi sulla Terra. Poche le strutture ancora in piedi, la maggior parte degli edifici è sparpagliata e distrutta, lasciando i ricercatori senza risposte. Nessuno infatti riesce ancora a comprendere cosa o quale forza sia riuscita a ridurre in macerie edifici così incredibilmente pesanti. Fino a poco tempo fa, a causa delle condizioni e del posizionamento di così tante pietre sparse nel paesaggio, non c'era davvero modo di comprendere che aspetto avesse Pumapunku. Ma grazie al lavoro di alcuni ricercatori dell'Università della California, che hanno combinato dati storici, pezzi stampati in 3D e un software architettonico, siamo riusciti ad avere la ricostruzione virtuale di Pumapunku. Alexei Vranich, l'archeologo a capo di questo team, ha detto che le rovine ricordavano un gigantesco set Lego. Questo è il risultato del loro straordinario lavoro. I conquistatori spagnoli e altri che visitarono il sito nel XVI e nel XVII secolo lo descrissero come un edificio meraviglioso, sebbene non finito, con porte e finestre scolpite da blocchi singoli. Gli spagnoli provarono a chiedere ai locali se fossero stati loro ad edificare quella città, ma la risposta fu chiara: non l'abbiamo costruita noi, sono stati gli dèi e l'hanno realizzata in un solo giorno. Pumapunku mostra un livello di artigianato in gran parte senza precedenti storici. Ancora oggi la muratura in pietra del tempio è considerata così precisa che molti teorici degli antichi astronauti affermano che potrebbe essere stata realizzata da laser o altre tecnologie extraterrestri. Noi ovviamente non possiamo avallare nessuna teoria al momento, ma è certo che anche gli archeologi accademici sono sconcertati da cosa fosse Pumapunku, soprattutto perché resta tuttora un mistero lo scopo delle enormi strutture. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'archeologo austriaco Poznanski formulò un'ipotesi totalmente rivoluzionaria su Pumapunku. Poznanski lavorò nel sito per decenni e stimò che Pumapunku fosse molto più antica di quanto ipotizzato dagli accademici. Esaminando le rovine e rapportandole con le stelle, ossia con il cielo visibile dell'epoca, l'archeologo datò le rovine all'incredibile età di 13.000 anni avanti Cristo.
Molti ricercatori, come Hancock, hanno sposato questa idea. Altri ritengono che questa sia una possibilità remota e fantasiosa, ma di certo nessuno trova risposte concrete alle innumerevoli domande a cui si presta questo sito archeologico, che è unico al mondo. Come sia stato possibile tutto questo in un'area desertica a quasi 4.000 metri di altezza, resta tuttora un mistero. Alcune strutture sono alte più di 6 metri e pesano in alcuni casi 130 tonnellate. Anche gli studiosi più scettici sembrano porsi la stessa domanda. Come sono state costruite queste strutture? E chi davvero le ha costruite? Come hanno potuto persone primitive creare angoli retti, lisci e impeccabili e fori circolari nell'andesite, la pietra appunto utilizzata per la struttura e i monoliti? E tutto questo con martelli e scalpelli grezzi. Ancora oggi, la creazione di megaliti come questi possono essere realizzati solo con strumenti di precisione. A questo punto una domanda sorge spontanea. Potrebbe essere opera realizzata da una civiltà antecedente a quella che conosciamo? Una civiltà magari la cui tecnologia rimane ancora ignota? Gli scienziati hanno pochissime risposte riguardo alle domande più basilari. Domande come chi, cosa, quando e perché. Gli archeologi moderni, ovviamente, non hanno intenzione di prendere in considerazione l'idea di aver utilizzato laser o tecnologie avanzate, tantomeno ipotesi di antiche visite aliene. Eppure, nessuno a tutt'oggi riesce a trovare una risposta su come siano stati capaci di trasportare blocchi in pietra di quelle dimensioni e peso e per miglia senza veicoli meccanizzati. E allora possiamo aggiungere noi un altro piccolo indizio a questa narrazione. Le mummie di Pumapunku, conservate in uno dei siti più sacri di Tiwanaku, forniscono la prova che tutti i membri di quella società, dai bambini agli anziani, usavano regolarmente piante psicoattive e allucinogene. Mummie, quindi. E quando noi sentiamo parlare di mummie non possiamo non pensare all'antico Egitto, e facendo questo parallelismo ecco che si scoprono dei bellissimi collegamenti tra questa civiltà e quella che si è sviluppata sulle sponde del Nilo. Lo sapevate che in una mummia egizia sono state trovate tracce di tabacco e cocaina? Fatto ben strano, perché tra i popoli del Mediterraneo queste sostanze dovrebbero essere sconosciute. Tabacco e coca sono arrivate solo dopo la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo, o almeno questo è quello che ci è sempre stato raccontato. Stiamo parlando nello specifico della mummia di Enut Tawi della 21esima dinastia, che risale quindi circa al 1000 a.C. Una mummia trovata in un sarcofago intatto e sigillato, aperto nel XIX secolo. Qualcuno ha giustamente azzardato l'ipotesi che queste tracce fossero dovute a qualcuno che aveva, non so, manipolato la mummia, una specie di guardiano del museo dedito a queste sostanze che aveva maneggiato il reperto.
Onestamente è stata anche la prima cosa che è venuta in mente anche a noi quando abbiamo letto di questo fatto. È stato necessario infatti un esame approfondito da parte della dottoressa Svetla Babalanova, una tossicologa di Ulm, che ha fatto due scoperte interessanti analizzando i capelli, proprio i capelli della mummia. La prima è che il tabacco trovato appartiene a un tipo coltivato solo in Asia e in Sud America, tra l'altro una specie estinta centinaia di anni prima dell'apertura del sarcofago. La seconda è che la cocaina e la nicotina non si trovavano sopra la mummia, ma dentro i suoi tessuti. Insomma, il faraone Enutatawi fumava e faceva uso di cocaina nel 1000 a.C. Alla fine non è difficile immaginare che questo tabacco e questa cocaina arrivassero direttamente dal Sud America. Sì, è vero, il tabacco poteva arrivare anche dall'Asia, certo, ma la sostanza del ragionamento non cambia. Questo significa che popoli distanti migliaia di chilometri commerciavano tra loro. Ma tabacco e cocaina non sembrano essere le uniche due cose che arrivavano dal Sud America. Noi sappiamo che il bronzo è una lega composta da rame e stagno. Se andiamo ad analizzare manufatti in bronzo risalenti dal 3400 a.C. in poi, si scopre che la percentuale di stagno presente risulta essere sempre meno man mano che il tempo passa. Si arriva a percentuali non superiori al 2%, questo perché di stagno ce n'era poco ed era difficilissimo procurarselo. Poi però, attorno al 2300 a.C. la tendenza si inverte e il bronzo inizia ad avere percentuali di stagno sempre superiori. Ma vi chiedo, da dove arrivava tutto questo stagno? E sappiate che la Bolivia ne è piena. Titicaca infatti significa pietre di stagno. Che per caso lo stagno ha iniziato a essere importato anche lui dal Sud America. In effetti anche oggi la Bolivia è una grande esportatrice di stagno che, guarda caso, viene principalmente estratto nelle montagne vicine a Tiwanaku e Pumapunku. C'è un altro fatto che porta a credere che gli abitanti del Sud America conoscessero i territori dell'Africa. Se guardiamo la Porta del Sole di Pumapunku, notiamo un disegno di un animale con la proboscide. Le possibilità sono due ed entrambe difficilmente spiegabili alla luce dell'ortodossia. O si tratta di un elefante, animale non presente in Sud America ma comune in Africa, o si tratta di un Cuvieronius che però si è estinto nel 10.000 a.C. Delle due l'una, o il popolo di Pumapunku aveva avuto contatti con popoli africani oppure è vissuto molto prima di quanto non si creda. In entrambi i casi c'è qualcosa che non funziona nella trattazione accademica. Ma ancora, nel tempio sotterraneo si può trovare un muro nel quale sono incastonate delle sculture che ritraggono volti di persone che appartengono evidentemente a diverse etnie. Ma come facevano a conoscere questi tratti somatici? Dico solo che per gli Incas, Viracocha, il dio considerato lo splendore originario, il signore, il maestro del mondo, aveva creato nel passato un solo popolo ancestrale, dal quale avevano avuto l'origine tutte le razze nel 15.000 a.C. E ancora, guardate queste immagini. Sono due barche. Sembrano molto simili, vero? Ad un'analisi superficiale potremmo anche dire che sono state costruite nello stesso cantiere. Ebbene, sappiate che una è una barca che solcava le acque del lago Titicaca, l'altra è un'imbarcazione dell'antico Egitto. Stessa forma, stessa tecnica costruttiva, stesso sistema di alberi e vele. La sola differenza sta nel materiale di costruzione, papiro per gli egiziani e tortora per questo popolo boliviano. Ad aggiungere ancora misteri a questa storia è il fatto che anche le barche egizie sono a loro volta copia di quelle che venivano costruite in Mesopotamia. Insomma, sembra sempre più possibile che queste due civiltà si conoscessero. E guarda caso, sia a Pumapunku che in Egitto, ci troviamo di fronte a costruzioni megalitiche che ancora oggi ci obbligano ad interrogarci su come sia possibile che siano state costruite. Ma il nostro pianeta è pieno di siti megalitici che ancora non sappiamo con certezza come siano stati edificati e perché. Costruzioni incredibili che in molti casi mettono a dura prova la nostra capacità di immaginazione. C'è una narrazione accademica ufficiale che certo cerca di dipanare i dubbi che opere di questo tipo sollevano, e a volte queste spiegazioni convincono, altre volte, devo essere onesto, lasciano più dubbi che risposte. Più le studi, più ti interessi, più ti accorgi del fatto che la domanda come siano state costruite lascia spazio a domande che sono a volte ancora più interessanti, almeno dal nostro punto di vista,
e sono domande come: a cosa servono? Chi le ha realmente costruite? E in alcuni casi le risposte non ce ne sono proprio. Poi approfondisci ancora e ti rendi conto che questi siti, distanti tra loro migliaia di chilometri, spesso agli antipodi l'uno rispetto all'altro, mostrano dei sorprendenti punti di contatto. Tecniche costruttive simili, se non in molti casi identiche. Sicuramente la presenza di questi siti megalitici dimostrano che qualcuno doveva vivere in quelle zone. Poi giochi con Google Earth e scopri una cosa che non può non lasciarti colpito. Prendiamo alcuni di questi siti megalitici: Giza, Petra, Persepoli, Mohenjo-Daro, l'isola di Pasqua, Cuzco e Nazca. Se proviamo ad unirli, ci accorgiamo che si trovano tutti sulla stessa linea, con errori di 30 km al massimo. Coincidenza? Certo, come vincere la lotteria 5 volte di fila. È vero che tutte queste popolazioni avrebbero potuto decidere di vivere in una fascia di clima temperato e quindi potrebbe essere logico che abbiano costruito a quelle latitudini. Ma un errore di 30 km grida vendetta? E allora approfondisci ancora e scopri che in effetti molte, moltissime popolazioni che vivono distantissime le une dalle altre e che la storia ci insegna non abbiano mai avuto contatti, hanno in realtà degli aspetti comuni incredibili. Luoghi di cui oggi non sappiamo nulla o quasi nulla, ma che ci affascinano per le opere che vi troviamo. Adesso facciamo un attimo finta che questi collegamenti esistano veramente. Ci sono altre prove che possono corroborare questa ipotesi? Noi crediamo di sì. Prendiamo ad esempio un aspetto costruttivo. Se guardiamo alcune delle pietre lavorate a Pumapunku, ci accorgiamo dell'esistenza di un sistema di giunzione molto particolare. Esistono infatti degli intagli tra due rocce vicine dove veniva inserita una sorta di blocco di metallo atto a tenere ferme le due pietre. Una tecnica simile la troviamo certamente nella vicina Tiwanaku, ma anche nelle costruzioni dell'antico Egitto, e non solo in questi paesi ma anche a Persepoli, in Siria, persino in Sardegna. E non intendiamo dire che i due popoli avevano avuto semplicemente la stessa idea, ma anche che la forma di quei fissaggi metallici è molto simile, dei blocchi di metallo a forma di I. Ma se anche non volessimo considerare questa similitudine una coincidenza, la presenza di questi pezzi di metallo apre da sola un altro enorme problema. Come hanno fatto a fondere questi metalli sul posto? A 4.000 metri di altezza, a Pumapunku, dove non c'è neppure un albero da tagliare per accendere un fuoco. Sì, perché per creare questo tipo di fissaggi devi unire le pietre, poi scavarle per creare uno stampo e poi far colare il metallo fuso, che quando si rapprenderà, terrà ferme le due pietre. Forni portatili, quindi. Una tecnologia veramente difficile da realizzare. Ma le stranezze non sono finite, perché analizzando i resti di quei metalli si è scoperti che sono fatti di una lega particolare a base di rame, arsenico, ferro, silicio e nickel. Il problema è che in tutta la Bolivia il nickel non c'è. Dove si sono procurati questi metalli, questi antichi costruttori? Pensate poi che in altri fissaggi analizzati sono state trovate delle tracce di platino e alluminio. Altri due bei problemi, perché il platino fonde a 1750 gradi, una temperatura difficilissima se non impossibile da raggiungere per le tecnologie di quel tempo, e l'alluminio è stato ufficialmente scoperto intorno al 1800. Ma le stranezze non finiscono qui, ci siamo tenuti quella che per noi sembra la più incredibile proprio alla fine.
A Pumapunku è stato trovato un vaso che è stato chiamato Vaso della Fuente Magna. La particolarità di questo manufatto è che al suo interno si trova un'iscrizione in caratteri cuneiformi. Nessuno riusciva a tradurre quelle iscrizioni fino all'arrivo di Clyde Ahmed Winters, un esperto di scrittura sumera che riconobbe quei caratteri come una forma di proto-sumerico e riuscì a tradurle. Si trattava di una preghiera alla dea Nia. Avete capito bene. In Bolivia è stata trovata un'iscrizione in una sorta di dialetto sumero. Sappiate poi, ma magari è un'altra coincidenza, che tra i sumeri la dea creatrice del cielo e della terra si chiamava proprio Nia o Nammu. Scrittura molto simile, usata per parlare probabilmente della stessa dea, in due popolazioni distanti 13.000 km e separate da un oceano. E qui la lotteria la devi vincere 10 volte di fila. Commerci e contatti tra civiltà che si dicono non siano mai conosciute. E allora lasciamo correre la fantasia, immaginiamoci la possibilità che non sia l'unico caso. Non è che altre civiltà prediluviane in qualche modo avessero avuto dei contatti. Ma voi lo sapevate che il nome Tenochtitlan, la capitale dell'impero azteco, deriva da Ti, che è la particella per il genitivo, Enoch, e Tlan, che significa città. In pratica vuol dire la città di Enoch. Enoch, il sesto discendente diretto di Adamo ed Eva lungo la linea di Set, il non morto, perché secondo la Bibbia portato via con gli dèi. Non so voi, ma questa assurda teoria sembra essere sempre meno campata in aria. Non è materia di questo racconto, ma se andiamo ad analizzare tecniche costruttive di popoli distantissimi tra di loro, è abbastanza facile trovare delle similitudini che non fanno fatica a mettere in imbarazzo l'archeologia e la storia ufficiale. È veramente così assurdo pensare che prima della nostra ci sia stata un'altra civiltà globale sparsa in tutto il mondo che si parlava, si conosceva, commerciava. Una civiltà che come noi era stata in grado di popolare tutto il pianeta. Una società che forse poi per qualche motivo è scomparsa, ma che aveva raggiunto un livello tecnologico molto avanzato, capace di edificare strutture megalitiche come quelle che troviamo sparse in tutto il pianeta, come quelle di Pumapunku. L'Homo sapiens appare sulla Terra circa 300.000 anni fa. Guardate, non c'è nessuna differenza tra il sapiens di 300.000 anni fa e noi. Il cervello di un sapiens di 300.000 anni fa è esattamente uguale a quello di Albert Einstein. Quei primi uomini avevano esattamente le nostre stesse potenzialità. Bene, adesso noi facciamo finta che invece di essere passati 300.000 anni, che è un periodo di tempo che io onestamente faccio fatica a comprendere, siano passate solo 24 ore. In quest'ottica, facendo le debite proporzioni, possiamo dire che i Sumeri si sono sviluppati alle 23.31, gli Egizi alle 23.33, Roma è stata fondata alle 23.49, Colombo è arrivato nelle Americhe alle 23.57 e Yuri Gagarin ha orbitato intorno alla Terra qualche secondo fa. Nasce l'Homo sapiens e fino alle 23.31 non fa praticamente nulla di significativo, sopravvive e basta. Poi, in mezz'ora, parte un'evoluzione rapidissima che ci porta ad orbitare intorno alla Terra. Non ha senso pensare che in quelle 23 ore e mezzo potrebbe essersi sviluppata un'altra civiltà che poi per qualche motivo è scomparsa.
Penso a un evento terribile, un qualche evento a livello planetario che ci ha riportati indietro di migliaia di anni. Un evento così devastante da farci quasi perdere completamente la memoria di quello che eravamo, ad eccezione di qualche racconto che adesso consideriamo solo leggenda. Lo so, la butto lì. Una cosa tipo il diluvio universale che, guarda caso, è un mito presente in centinaia di popolazioni, diverse e sparse sul globo, che secondo la teoria ufficiale non si sono mai incontrate. Per quanto ci riguarda, in quelle 23 ore e mezzo di civiltà potrebbero essersene susseguite ben più di una. Se in mezz'ora siamo andati da qualche tribù nomade alla conquista dello spazio, ma sapete quante mezze ore ci sono state fino ad oggi? Pumapunku, Giza, Göbekli Tepe, solo per citarne qualcuno, non potrebbero essere il lascito di questa incredibile civiltà capace come noi di colonizzare tutto il mondo? Capisco che possa essere un'idea quantomeno destabilizzante, la storia sarebbe tutta da riscrivere, ci sarebbero ripercussioni in molti aspetti della nostra cultura, a iniziare dalla religione. Ma pensiamoci bene, per noi menti libere sarebbe veramente un problema. Voglio dire, quando scopri qualcosa di nuovo, anche completamente diverso da quello che credi, non dovrebbe essere un qualche cosa da festeggiare comunque? Una volta credevamo che la Terra fosse al centro dell'universo. Poi sono arrivati Galileo e Copernico e abbiamo visto che non era vero. La nostra civiltà è regredita o ha fatto un passo avanti? Si pensava che il tempo fosse una dimensione assoluta. Poi arriva Einstein e ha rivoluzionato tutto parlando della correlazione spazio-tempo. Vi chiedo, siamo andati avanti o indietro? E avete presente che rivoluzione sia stata la fisica quantistica? Idee che lo stesso Einstein ha fatto fatica a digerire. Alla fine è stato un bene o un male? Non dobbiamo mai avere paura delle rivoluzioni nel campo del sapere, dobbiamo sempre essere aperti a tutte le possibilità, solo così saremo liberi di migliorare e crescere. L'esistenza di una civiltà prediluviana, da una parte, metterebbe in crisi tutte le nostre certezze, esattamente come fecero la teoria geocentrica, la relatività e la fisica quantistica, ma una volta accettata, ovviamente se fosse vera, corroborata da prove, forse ci farebbe vedere la realtà con occhi migliori. I misteri che partono da Pumapunku e coinvolgono una lunga serie di siti archeologici in tutto il mondo non finiscono qui. Ci sono altre anomalie a cui nessuno fino ad oggi è riuscito a dare risposte convincenti. La prima è che fino ad oggi nessuno conosce l'origine di questo popolo che fu capace di ergere metropoli su un altopiano di quasi 4.000 metri. Kalasasaya, al centro dell'altopiano, è un tempio a cielo aperto. Probabilmente un osservatorio astronomico, interamente fatto con blocchi megalitici e in esso un altro enigma che nessuno studioso è riuscito a spiegare, una figura umana gigantesca e barbuta. Il problema è che agli Indios non cresce la barba, quindi chi è che raffigura? Ci sono teorie di una probabile invasione di navigatori celti, che avrebbero in poco tempo sottomesso i locali, e ci sono teorie che portano ad una civiltà prediluviana. Il lago di acqua dolce più grande del mondo, il lago Titicaca, è a 30 km da Tiahuanaco. Sotto questo immenso lago sono state trovate rovine così imponenti che i pescatori locali, in periodi di siccità, potevano toccare i tetti di certe strutture.
Nel 1967, per avallare il tutto, ci furono diverse spedizioni di sub che confermarono dighe, strade lastricate, blocchi squadrati combacianti fra di loro con estrema precisione, che formavano una trentina di massicciate parallele, unite da una costruzione a forma di mezzaluna. Un grande porto con i suoi moli, ove potevano attraccare centinaia di navi, e tutto questo a 4.000 metri di altezza. Ci sono molti racconti al riguardo. Si narra di un essere barbuto che giunse lì dal mare con una nave che si muoveva senza remi. Il suo nome era Kon-Tiki Viracocha. Si narra anche di dei giunti dal cielo, su ali di immensi condor. Gli indios, inoltre, raccontano che i loro antenati un tempo volavano su grandi piatti d'oro mossi da vibrazioni sonore. Così come raccontano che la città fu costruita in una sola notte proprio grazie a queste vibrazioni sonore, più esattamente al suono di una tromba che riusciva a trasportare enormi blocchi di pietra. A Tiahuanacu, inoltre, si adorava una dea di nome Orejona, dalla testa conica e con grandi orecchie, giunta su un'astronave da un pianeta popolato da esseri palmati, dal sangue molto scuro, dai quali sembra discendessero gli Uros. L'etnia Uros, che arrivò alle sponde peruviane del lago Titicaca da non si sa ancora dove, era unica, con un suo sistema sociale e religioso. Anche la lingua era diversa dai loro vicini, che parlavano chiaramente Aymara, e altrettanto diversa dai bellicosi Incas. Anche grazie ai racconti dei conquistadores che arrivarono in questi luoghi, possiamo avere una visione di come doveva apparire la metropoli in quel tempo. In un titanico palazzo vi era una sala di 14 metri, larga 7, con grandi portali e molte finestre. Gli indigeni dicono che il tempio è di Viracocha, il creatore del mondo. Un'altra testimonianza dice: tra le costruzioni di Tiwanaku c'è una piazza di 24 metri quadrati e su uno dei suoi lati si stende una sala coperta lunga 14 metri. La piazza e la sala consistono in un solo pezzo. Si è scolpito questo capolavoro nella roccia. Si scorgono qui una serie di statue che presentano uomini e donne in diversi atteggiamenti e sono così perfette da crederle vive. E ancora, c'è un palazzo che è l'ottava meraviglia del mondo, con pietre lunghe 11 metri e larghe 5, lavorate in modo da incastrarsi l'una all'altra senza vederne la connessione. Ora, in base ai calcoli astronomici di quell'area, doveva essere un grosso calendario in pietra usato per scandire il tempo e i mesi in un anno. Ciò che ha sconcertato gli studiosi è che esso funzionava perfettamente con una particolare inclinazione dell'asse terrestre, un'inclinazione però che corrisponde a quella che la Terra aveva circa 15.000 anni fa. I resoconti dell'archeologo francese Marcel Omet accennano ad una stanza segreta raggiungibile attraverso un passaggio sotterraneo che però era ostruito da macerie e quindi impraticabile. In effetti questa stanza sembra rappresentata anche sotto la figura del dio Viracocha sulla Porta del Sole. Viracocha poggia su quella che sembra essere una piramide a gradoni, dove all'interno c'è una stanza raggiungibile attraverso 8 passaggi sotterranei. L'archeologo Osvaldo Rivera dell'Istituto Boliviano di Archeologia affermava nel 2020 di essere vicino all'entrata della stanza sotterranea, ma di certezza di avere informazioni al riguardo non ve ne sono. Anche perché prima di Rivera, un altro archeologo, Domingo Mendoza, nel 2012 affermò di aver scoperto una grande anomalia nel sottosuolo di Pumapunku, una stanza, probabilmente una tomba, grazie ad un rilevamento con un radar GPR.
la stanza sembrava apparentemente vuota, con un grande oggetto nel mezzo, probabilmente un sarcofago. Nel 2012 erano in attesa che una società di perforazione facesse un piccolo foro dove far passare una videocamera, ma da allora non se n'è saputo più nulla. Un altro grande mistero che coinvolge quest'area è il magnetismo, fenomeno a cui nessuno è riuscito a dare una spiegazione convincente. I grandi megaliti, infatti, ricchi di metalli, sono magnetizzati, sembrerebbe da onde di pressione focalizzate, che causano l'inversione dei campi magnetici. Tutto questo però potrebbe aver reso relativamente semplice la costruzione, in quanto pare che lo stesso costruttore di Coral Castle, Edward Liskalnin, abbia usato lo stesso metodo per muovere massi di diverse tonnellate grazie all'elettromagnetismo. Il castello è una straordinaria opera di ingegneria e gli esperti sono perplessi su come Liskalnin, che aveva solo una formazione da quarta elementare, abbia costruito Coral Castle da solo. Affermava di aver fatto tutto il lavoro nel buio della notte, al fine di mantenere i suoi segreti. Nel 1986 il cancello si ruppe e un gruppo di ingegneri e di scienziati rimossero il portale per compiere delle riparazioni e degli studi su di esso. Per rimuoverlo però, furono utilizzati 6 uomini ed una gru da 50 tonnellate. Fu scoperto che Edward centrò e bilanciò il pezzo di roccia perforando perfettamente dall'alto verso il basso ben 2,3 metri, facendo passare attraverso di esso un'asta di ferro che poggiava su un cuscinetto di un vecchio camion. In questo modo il portale poteva aprirsi ruotando sul proprio asse. Ma oggi solo un perforatore ad alta velocità laser controllato potrebbe fare lo stesso lavoro. Una volta riparato con nuovi cuscinetti e meccanica, gli ingegneri si accorsero con sconcerto che restava bloccato e non furono più in grado di bilanciarlo perfettamente. All'interno del giardino si può notare sulla destra un'imponente torre a base quadrata di circa 243 tonnellate di roccia intagliata. Il tetto è formato da circa 30 blocchi da una tonnellata l'uno. Molti testimoni hanno visto i blocchi muoversi lungo la Dixie Highway, ma nessuno in realtà lo ha mai visto caricare, scaricare e lavorare gli enormi blocchi calcarei, tanto che si diceva fosse in grado di levitare gli oggetti tramite magnetismo. Gli unici testimoni furono 2 bambini, i quali raccontavano di aver visto Liskalnin far galleggiare alcuni blocchi di pietra come fossero palloncini. È possibile che popoli antichi dell'Egitto e del Centro America avessero davvero la capacità di spostare enormi blocchi di pietra attraverso le onde sonore o magnetiche? Beh, questo non è dato saperlo. Ma c'è anche un'altra teoria sulle costruzioni dei megaliti. Thank you.
uno studio pubblicato nel 2018 spiega che è stata riscontrata la presenza di materia organica nella roccia vulcanica. Una traccia per sua natura impossibile. La materia organica a base di carbonio non dovrebbe esistere in una roccia di origine vulcanica che si è formata ad alte temperature sotto l'effetto delle quali quelle materie organiche dovrebbero vaporizzare. Ed è altrettanto inusuale trovarne traccia nell'andesite di cui sono fatti i megaliti di Tiahuanaco. L'elemento organico individuato è un geopolimero a base di acidi carbonsilici che presume l'intervento umano sulla sabbia di andesite per formare una sorta di cemento. La sostanza rilevata suggerisce la reazione di un composto di ammonio di origine biologica, vegetale o animale che forma un legame organo-minerale, spiega il report scientifico. Le prove fornite ora dagli studiosi dell'Università di San Paolo di Arequipa e dal Geopolymer Institute mostrano che la tradizione antica orale aveva un fondamento di verità. I Tiahuanacoti erano esseri umani evoluti. Conoscevano perfettamente il loro ambiente e sapevano sfruttare intelligentemente le risorse naturali, modellando la pietra prima di farla indurire. Quale popolo dalle straordinarie capacità sia stato in grado di costruire tutto questo resta ancora un mistero. Come un mistero resta la causa della distruzione di Pumapunku. Per come sono sparpagliate le pietre, molti scienziati concordano sul fatto che probabilmente un forte terremoto sia stata la causa del crollo di quell'antica metropoli. Altri invece fanno riferimento a Sodoma e Gomorra, altri ancora a Mohenjo-Daro. Resta il fascino di civiltà antiche che riuscirono a costruire strutture con capacità incredibili, erigere edifici che replicare oggi, con tutta la nostra tecnologia, sarebbe davvero difficile e in alcuni casi addirittura impossibile. Tutto ciò che possiamo fare è attendere che nuove scoperte possano portare alla luce la verità che il nostro passato remoto sembra ancora nascondere. La comunità scientifica ha sempre avvertito l'esigenza di voler interpretare gli antichi scritti, perché provenienti da civiltà primitive. Ma sono quelle stesse civiltà primitive che però hanno eretto monumenti megalitici così complessi da renderne difficile la loro realizzazione ancora oggi con tutte le nostre capacità e tutta la nostra tecnologia. Una storia da riscrivere totalmente, quindi? Bah, forse no, ma almeno da aggiornare. Abbiamo visto che molte domande non hanno ancora avuto nessuna risposta, quindi un approfondimento è necessario. Uno studio però che forse dovrebbe essere condotto con occhi nuovi, senza preconcetti, senza paura di scoprire dove questa strada potrebbe un giorno portarci. Perché prima o poi saremo costretti a rivedere le nostre convinzioni, a riportare così la ricerca alle sue origini, al suo stesso cuore pulsante, alla sua ragion d'essere, il dubbio e la possibilità. La ricerca delle nostre origini non può essere un dogma, soprattutto alla luce di certi fatti che sembrano incontrovertibili. Nella storia è successo tante volte che è arrivato qualcuno e ha messo in crisi la conoscenza ufficiale. Molte volte queste nuove idee sono accettate con facilità. Giordano Bruno invece è stato messo a rogo, Galileo è stato fatto abiurare e messo da parte. Beh, noi non siamo certo né Galileo né Bruno, ma riteniamo di avere il diritto di stimolare la discussione. Non vogliamo cambiare nulla, solo suggerire di esaminare anche altre strade. Dovremmo quindi aprire la mente e la volontà di ricerca a nuove eventualità.
mettere sul piatto delle possibilità spiegazioni alternative che potrebbero dare risposte più convincenti o perlomeno più vicine ad un riscontro. Poi vedremo se questi semi che abbiamo provato a piantare daranno frutto. Ma perché un seme dia frutto bisogna seguirlo, bisogna dargli da bere, liberare la piantina dagli infestanti e dai parassiti. Poi, quando il germoglio sarà abbastanza grande, allora sì, potremo vedere se quel frutto è buono da mangiare oppure no. Ma non togliamoci la possibilità di assaggiarlo per paura. E magari, tra le tante teorie, usare quel famoso rasoio di Occam che ci permetterebbe di scegliere la teoria più plausibile, poi da lì ripartire per cercare di comprendere davvero chi siamo, da dove veniamo e soprattutto dove siamo diretti.